Salve amici, ben ritrovati, sono qua. Ciao a tutti. Allora, tempo di zucchine. Noi siamo pieni di zucchine meravigliose, buonissime, le nostre di Conventello House, assolutamente biologiche, nessun prodotto, va bene. Quindi queste sono le nostre zucchine. Faccio una schiacciata, già ne girano sul web di queste ricette. Comunque è una schiacciata meravigliosa, croccante, buona. Io la mangio al posto del pane, pensate. Prendo una grattugia così, oppure se avete un robot, io ho questo scassatissimo robot col disco che taglia in questo modo, va bene, oppure una mandolina, le dobbiamo andare a grattare. 1 chilo di zucchine, 700 grammi di patate, un po' più zucchine delle patate. Accendo. Grattugio ugualmente le patate. Insieme zucchine, ora mi fermo per farvi vedere. Comunque sono proprio il tipico, dopo le faccio tutte, eh. Vedete, così grattate a julienne. Allora, le patate io le ho sbucciate perché c'era qualche germoglietto, ma se avete delle patate novelle senza germogli, le lavate e potete grattugiare con la buccia. Ora le gratto tutte quante e le metto in un contenitore e poi ci vediamo. Eccoci qua, grattugiate tutte le patate e le zucchine. Allora vi posso dire che io quella tiritera di mettere a scolare col sale, poi strizzare, ma non ci penso proprio nel modo più assoluto. Metto 5 minuti in più in forno ed ecco che è fatto. Cioè, secondo me sono di quelle cose che non hanno senso per me. Metto un po' di olio, mescolo. Tenete presente che dal momento che grattate le patate bisogna preparare subito perché la patata, se non la si tiene a mollo nell'acqua, dopo diventa grigia, nera, brutta. Ok. Poi per questa quantità mi sono messa qui 4 uova, le sbatto con una forchetta, così. Dopo io sotto al titolo del video, nella info box dove dice altro, nella descrizione vi metto le dosi. Voi potete dimezzare per farne meno, ma comunque va a ruba, eh? Va a ruba ed è buona fredda e anche il giorno dopo. Poi metto prima sale, poi ne metto un altro po' dopo. Sale, questa è una quantità abbastanza grande, il pepe, sempre per chi piace, a noi piace, e rovescio le uova. Prendo una Maresa perché ci rimane mezzo uovo attaccato, se no così. Ok, inizio a mescolare. Qui cerchiamo un forchettone abbastanza adatto. Volendo si può mettere anche nella planetaria, per fare questo lavoro. E poi andiamo ad aggiungere un cereale. Allora, secondo me viene molto migliore con la farina di grano duro. Se non trovate la farina di grano duro, la semola rimacinata. Ma se non volete usare glutine, viene buonissima con la farina di mais, anche con la farina di riso. Con la farina di mais, viene più buona. Allora, questi sono 300 grammi di semola di grano duro. Ripeto, anche la rimacinata va bene. Se avete la semola, se siete al sud, non vi mancherà, beati voi. Viene ancora meglio. Quindi sono pochissimi ingredienti: le zucchine, le patate, uova e un po' di farina. Potete farla gluten free, potete farla con la farina di ceci. Secondo me il top è o con la farina di mais o con la farina di grano duro. Poi potete fare delle prove. Questa ricetta è fighissima. Altra cavolata. Ok, ora prendiamo le teglie da forno, ne farò due, e le andiamo a stendere in uno strato sottile. Così. Ecco, già fatta. Prendo le teglie, ci vediamo tra un po'. Allora, preparata una teglia da forno, accendiamo il forno a 200 gradi, mettiamo un filo d'olio sotto,
Poi prendiamo il nostro composto, quello che è importante, anzi prima faccio un'altra cosa, perché io non sono vegana, per chi è vegano va bene così, aspettate un po' che sposto, invece per chi come me ci sta benissimo anche un po' di parmigiano, non troppo perché poi ne metterò un po' sopra, questa vostra scelta, mescoliamo e siamo pronti. Riprendiamo la nostra teglia così e andiamo a stendere uno strato sottile. Ecco, quello che è importante è fare uno strato sottile, quindi io da qui ne farò forse due, ora vedo, e poi inizio a stendere. Su questa è una teglia grande, queste sono teglie 40x60. Però rimane che deve essere uno strato abbastanza sottile. La pippa più lunga è stendere. Ora lo stendo tutto e torno. Ecco, ho steso bene, vedete? Vi consiglio di non fare l'errore di farlo troppo grosso. Ad esempio, me ne sono venute due, vedete? Una è più piccola. Però di non fare l'errore di farlo troppo grosso per far stare tutto in una teglia, perché la bontà di questa ricetta è che sia sottile, deve venire proprio una, come una focaccia sottile sottile. Ok, a questo punto io metto un altro pochettino di grana sopra, perché la crosticina sarà migliore così. Poi metto l'altro. Intanto prepariamo il forno a 200 gradi e dovrà stare su sempre 200 gradi. Pepe buono. Ora, non ve l'ho detto, ma potete mettere anche delle foglie di menta dentro. Potete, insomma, a vostra fantasia. E un altro pizzico di sale, eh? Perché è come una schiacciata, è buona che sia saporita. Bene, andiamo in forno. Per una mezz'ora, 25 minuti a 200 gradi, dipende dai forni. Quando la vediamo bella dorata, deve essere un qualcosa di croccante. Ci vediamo dopo. Ciao! Eccola qua la nostra schiacciata, appena uscita dal forno, è bollente, guardate. Cioè, proprio, è stata su 35 minuti. Aspetto 5 minuti e poi la andiamo a tagliare. Eccola qua, amici, guardate, è ancora molto calda. Guardate, come vi dicevo, 35 minuti, non vi dico il profumo perché poi se ci mettete il parmigiano fa un profumino. È buona anche fredda, però calda. Andiamo a tagliare. Io poi la metto in tavola proprio nel cestino anche del pane, eh. Tagliamo quadretti. Gli angoli sono tutti miei, che io adoro la parte bruciacchiata. E poi io proprio la metto adesso qui, su una taglierina, guardate che meraviglia. Oh! Vi posso assicurare è croccantissima. Provatela perché è veramente buona. Un altro modo carino, simpatico, salutare di mangiare le zucchine. Vado con la bocca piena. Ciao!